E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a vedere i 5 motivi per acquistare un camper a gasolio, quindi la motorizzazione diesel. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e di partire subito con il video. Allora partiamo dal primo punto, che è il discorso coppia. Allora, nella motorizzazione a gasolio, il discorso coppia, il motore diesel comunque nei bassi ha veramente tanta coppia, soprattutto per spostare un mezzo veramente pesante, che sia aspirato, che sia turbo. Comunque parliamo di mezzi intorno agli anni 80 o 90, comunque abbiamo una buona coppia e ci sposta veramente il mezzo, che è veramente pesante. Abbiamo visto nella motorizzazione a benzina sia della coppia, la coppia diciamo è minore rispetto alla motorizzazione a gasolio. Secondo motivo è la reperibilità del gasolio, cioè il diesel si riesce a trovare veramente da tutte le parti, in montagna, cioè è veramente, anche se voi per dire vi trovate in mezzo a nulla, cioè trovate il contadino che passa col trattore, pure lui ha il gasolio, quindi in confronto ad avere la benzina o comunque il benzina GPL, il GPL è molto più complesso da trovare rispetto al diesel, quindi è veramente facilissimo trovarlo. Il terzo motivo è la reperibilità dei pezzi di ricambio. Comunque se parliamo di mezzi usati, parliamo comunque di mezzi che hanno 30 anni, 40 anni, comunque sono abbastanza avanzati di età. E quindi a volte alcuni pezzi nuovi non si riescono più a trovare, invece avendo comunque una vasta gamma comunque in giro di autodemolitori, ricambisti usati, riusciamo a trovare comunque i nostri pezzi usati, che siano Ford, Fiat eccetera, comunque si riescono ancora a trovare. Parliamo della motorizzazione a gasolio, per la motorizzazione a benzina è veramente difficile per trovare i pezzi di ricambio. Il quarto punto è la longevità del motore. Comunque la motorizzazione a gasolio è un motore che vi dura veramente tanto, di media comunque un aspirato tranquillamente 400-500.000 km ve li fa, minimo, però comunque possiamo arrivare anche a 800.000, anche a 1.000.000 di chilometri, ovviamente con le giuste manutenzioni e le varie accortezze e comunque trattandolo bene il motore. Il quinto punto da non sottovalutare, comunque abbiamo una vasta gamma di scelta dei camper che vogliamo, che siano mansardati, motorhome, semi integrali, furgonati, abbiamo veramente tanta ma tanta scelta. E invece se dobbiamo andare a scegliere un camper a benzina con l'impianto GPL siamo veramente limitati, perché troveremo la maggior parte mansardati, furgonati e a volte qualche motorhome, ma e per il resto comunque semi integrali o comunque cose artigianali sono veramente molto difficili da trovare nella motorizzazione a benzina GPL. Invece con la motorizzazione a gasolio abbiamo veramente una vasta scelta. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.